Abbiamo visto nelle volte precedenti i concetti base riguardo allo studio del moto. Abbiamo visto il concetto di posizione, che per dare la posizione di un corpo abbiamo bisogno di un sistema di coordinate, cioè un insieme di oggetti rispetto alla posizione dei quali riferire le posizioni di tutte le altre. Per esempio l'inizio del binario in una stazione, un casello autostradale, oppure il bordo di una stanza. Qualsiasi cosa possa essere utile, accessibile e semplice per poter esprimere la posizione di tutto ciò che ci interessa studiare in funzione di questo oggetto di riferimento, sistema di riferimento. Se poi mi basta un numero solo per dare la posizione, ho un sistema unidimensionale, come l'auto che si muove sulla strada o il treno sul binario. Se invece l'oggetto si muove su un piano di due coordinate, sistema bidimensionale, se l'oggetto si muove nello spazio, avrò bisogno di tre coordinate, sistema tridimensionale. D'accordo? Supponiamo di fare diversi rilevamenti di posizione a tempi diversi e di ottenere questa tabella dove segniamo il tempo e la posizione, tempo in secondi, posizione in metri. Supponiamo, ripeto, di aver fatto diverse misure, di aver trovato i seguenti dati. Quando il nostro cronometro segnava 0 secondi, la posizione dell'oggetto era a 1 metro, a 1 secondo 3 metri, a 2 secondi 5 metri, a 3 secondi 7 metri. Ok? Ogni coppia indica un rilevamento di una certa posizione a una certa epoca. D'accordo? La relazione che lega posizione e tempo si chiama legge oraria. E si esprime dicendo che la posizione x è una funzione del tempo t. X, si legge, è uguale a x di t. Questo d esprime un legame funzionale. Ok? Andiamo a vedere un po' più in dettaglio la nostra serie di misure. Tra l'epoca in cui il cronometro segnava 0 secondi e quando segnava 1 secondo, l'oggetto si è spostato. C'è stato uno spostamento misurato dal simbolo delta x. Delta significa variazione, variazione di x, cioè della posizione. Tutti i delta si intendono la x finale meno la x iniziale, cioè dove sta dopo meno dove sta prima. Nel nostro caso il delta x tra 0 e 1 secondo cambia di quanto? Di quanto? 3 metri meno 1 metro, 3 meno 1 sempre in metri, totale 2 metri. Ok? Mentre il tempo è cambiato di 1 secondo. Tra la seconda e la terza misura lo spostamento è di 5 meno 3 metri, quindi ancora di 2 metri. Così come tra la terza e la quarta misura, anche in questo caso il delta x vale 7 meno 5, 2 metri. Mentre il tempo cambiava sempre di 1 secondo. Questo significa che il rapporto tra lo spostamento delta x e l'intervallo di tempo trascorso nel corso dello spostamento è sempre lo stesso, perché ho 2 metri diviso 1 secondo, 2 metri diviso 1 secondo nel secondo intervallo e 2 metri diviso 1 secondo nel terzo, cioè passando dalla prima, seconda, terza e quarta misura. Se calcolo la grandezza spostamento fratto l'intervallo di tempo necessario a eseguire quello spostamento, ad esempio la seconda posizione meno la prima fratto
il tempo a cui è stata rilevata la seconda posizione meno il tempo che è stata rilevata la prima, ho quello che chiamo velocità. Posso fermare un momento alla certo. precedente? Il nostro oggetto si è spostato, ma si è spostato in un modo particolare. Durante il suo moto, il rapporto tra lo spostamento tra due istanti di tempo diversi e il tempo trascorso è sempre lo stesso. Spostamento, tempo trascorso. Attenzione a questa accoppiata. X2 e T2 sono relativi alla stessa misura. La posizione X2 è stata rilevata al tempo T2, la posizione X1 al tempo T1. Quindi sopra ho lo spostamento, sotto l'intervallo di tempo necessario a coprire quello spostamento. Ok? Questo si chiama velocità. Attenzione, se la posizione cresce nel corso del tempo, la velocità è un rapporto positivo, nel nostro caso riva leva più 2 metri al secondo. Il numeratore si misura in metri, il denominatore in secondi, e nella nostra tabella il delta x valeva 2 metri al secondo, 2 metri diviso un secondo. Se nel corso del moto la posizione invece decresce, delta x può essere negativo, la velocità può essere negativa. Se un corpo mi si avvicina, la sua coordinata rispetto al mio sistema diminuisce, delta x può essere negativo. E quindi ho un moto di tipo diverso. Attenzione a non confondere la velocità come spostamento, diviso tempo, intervallo di tempo, alla velocità come distanza su intervallo di tempo, perché la distanza è sempre positiva, lo spostamento no, lo spostamento può essere negativo. Ok? Intervallo di tempo, cioè delta t. Se, come nel nostro caso, la velocità è costante, cioè se ho una serie di misure e qualunque coppia di misure che consideri, il delta x e delta t è sempre lo stesso, come in questo caso per esempio considero la quarta e la prima, tra la quarta e la prima ho uno spostamento 7-1, 6 metri, diviso un delta t che è 3-0, 3 metri, 6 diviso 3, 2, è sempre 2 metri al secondo, indipendentemente da quale coppia di misure considero. Se la velocità è costante, parlo di moto uniforme. Chiamo moto uniforme il moto che si svolge, che avviene con velocità costante. Ok? Se il moto è uniforme, proviamo a riportare, il grafico di questo tipo di moto, posso costruire un grafico della legge oraria. Però stavolta in ascissa non ho la x, ho i tempi. In ascissa ho i tempi in ordinata le posizioni in metri e questo in secondi. Rileggiamo la nostra tabella. Se t è 0, la posizione era di 1 metro.
poi ho un secondo, due secondi, tre secondi, quattro, via dicendo. A un secondo era 3 metri. A 2 secondi 5, a 3 secondi 7, mi va là sopra. Non è difficile rendersi conto che questi punti sono tutti allineati su una retta. Questa retta dà la legge oraria, il grafico della legge oraria. Il modo in cui la posizione è legata al tempo. Di fatto, se il moto è uniforme, allora la legge oraria è una retta. E viceversa, se la legge oraria è una retta, la velocità è costante. Se volete, nel grafico la velocità rappresenta l'inclinazione della legge oraria, come abbiamo visto poco fa in geometria analitica. Se ho una retta, l'inclinazione della retta, okay? È il rapporto tra la differenza delle ordinate, nel nostro caso delta x, diviso la differenza delle ascisse, in questo caso delta t. È il coefficiente angolare della retta. Ok? Possiamo, molto meglio che non nel mio grafico, costruire il grafico utilizzando il foro di calcolo. Per esempio, se lo trovo, supponiamo di voler fare il grafico della nostra legge oraria. Creiamo due tabelle, una con i tempi e una con le posizioni. Diciamo se t era 0, la posizione era 1 metro, a 1 secondo era 3 metri, 2 secondi 5, 3 secondi 7, ditemi se mi sbaglio, era questo, no? Sì. Dopodiché evidenzio le celle che mi interessano e vado a fare il grafico. Il grafico a dispersione e i punti, anzi cambiamo sfondo, vediamo se riusciamo. E i punti sono tutti allineati su una retta. Qui il programma congiunge i vari punti con un segmento. Per rendersi conto che è una retta, possiamo usare, oltre al foro di calcolo, anche per esempio il GeoGebra, che è ancora meglio. Inseriamo i punti come coppia di coordinate, abbiamo 0, 1 era il primo, poi avevamo 1, 3, 2, 5, se non ricordo male, e 3, 7. Ecco, qui 4 punti. Se prendiamo una retta che passa per il primo e per l'ultimo punto, vedete che attraversa anche tutti gli altri. E qui a sinistra abbiamo l'equazione della retta. Vedete che il coefficiente dell'ascissa è proprio 2, che è la velocità dell'oggetto. Immaginate qui i tempi e là le posizioni. Non dobbiamo prendere in considerazione la retta dalla parte negativa, vero?
Ottima domanda. Che significato ha la parte negativa? Spostamento verso... Se torniamo sul... Se prolunghiamo al di sotto dello zero, questa parte che il grafico Giuseppe ci mostrava, che significato ha? Che significato hanno i tempi negativi? Qui avrei meno un secondo, meno due secondi, meno tre. Nei secondi precedenti era più vicino. Ma come lo interpreto? Cioè, hanno un significato fisico questi numeri o no? C'è chi dice no, c'è chi dice sì. Che significato fisico hanno? Quanto tempo in su? Che cosa? Ma che tempo? Che cosa dicono? Esprimono il tempo precedente a quello da cui siamo partiti. Esprimono se il mio cronometro scatta 0 in questo secondo, il tempo meno un secondo significa un secondo prima di quando è scattato il mio cronometro. Quindi sono perfettamente concepibili. Il tempo meno un secondo significa se questo istante, questo rilevamento è avvenuto a 0 secondi, la posizione a meno un secondo mi dice dove era l'oggetto un secondo prima che scattasse il mio zero. Ma allora era già in movimento? Se era già in movimento stava lì, se invece parte da qui, allora questo è solamente un prolungamento che non ha nessun senso. Okay, posto che fosse sempre in moto, cioè posto che in moto fosse questo prima del tempo t uguale a zero, allora il giornale mi dice dove si trovava prima che scattasse il mio cronometro. Ad esempio prima che passasse davanti a questa posizione, d'accordo? Facciamo un esempio, se vuoi. Se queste sono le nostre x, questo è il nostro 0, questo è un metro, due metri, eccetera, il nostro carrello, questa è la sua velocità, a 0 secondi si trovava in questa posizione, questo rilevamento a t uguale a 0 secondi. I tempi negativi mi dicono dove si trovava un secondo prima che io lo rilevassi lì, se il moto continuava a avere la stessa legge. Ok? Supponiamo invece, facciamo un altro gruppo di misure, che a 0 secondi la posizione fosse di 7 metri. Ops. Che a un secondo fosse di 5, a 2 secondi di 3 e a un secondo di in questo caso la retta che passa per questo punto e per questo punto contiene anche F, ma ha una coefficiente angolare negativo, perché qui la posizione diminuisce nel tempo, man mano che il tempo passa la posizione di questo oggetto cala, questo si sta avvicinando, quindi la sua velocità, coefficiente dei tempi, è negativo. Lo spostamento dalla prima alla seconda misura è di, quindi da E a F, 5 meno 7 fa meno 2 metri e il tempo passa da 0 a 1 secondo, quindi ho una velocità negativa. Ok? La velocità può essere negativa e in quel caso è negativa se si avvicina, certo,
Attenzione, se abbiamo questa legge oraria a 0,7 metri a un secondo, cos'erano 5, a 2 secondi 3, okay. Qui il delta x è 5 meno 7 metri, devo fare sempre dopo meno prima, quindi ho meno 2 metri, qui il delta x vale 3 meno 5 metri, sempre meno 2 metri, quindi ho una velocità che vale lo spostamento diviso l'intervallo di tempo meno 2 metri al secondo. E la legge oraria ha un grafico fatto in questo modo. Quindi si sta avvicinando. Ci sta avvicinando. Se il nostro sistema è questo, ho un carrello che si muove in questo verso. E passa da 7 a 5 nel primo secondo. Ok? Domanda? Questa? Che tipo di legge oraria ho per un oggetto fermo? Se l'oggetto è fermo, quanto vale la sua velocità? Zero. Perché? Perché lo spostamento è nullo, il delta x è zero, ma il delta t non è zero. Solo il delta x è zero. Quindi che tipo di grafico ho per quella legge oraria? Una? Si trova sulla... Una retta orizzontale. Si trova sull'asse. Se un corpo fermo, allora t e x 0, 2 metri per esempio, 1 secondo 2 metri, 2 secondi 2 metri, 3 secondi ancora 2 metri, la legge oraria t x 1, 2 è una retta orizzontale dove la posizione è costante e v è 0 perché delta x è 0. Il corpo non si sposta. Tutto chiaro? Attenzione a un pericolo. Torniamo alla legge oraria di prima. 0, 1, 1, 3, 2, 5, 2, 7. Ok? Qui abbiamo visto che è costante il rapporto tra lo spostamento e l'intervallo di tempo. D'accordo? V delta x su delta t. Se V è costante, allora lo spostamento è proporzionale all'intervallo di tempo trascorso. Usiamo quindi l'alfa per dire che è direttamente proporzionale. Cioè se raddoppio l'intervallo di tempo raddoppia lo spazio percorso, lo spostamento meglio ancora, ok? Che posso dire del rapporto posizione-tempo? Anche questi sono proporzionali, qui non c'è il delta, attenzione. No, in generale no. Se faccio il rapporto posizione-tempo non è detto che ottengo una costante. Ok, a parte che non posso dividere per 0. 3 diviso 1 non è 5 diviso 2, non è 7 diviso 3.
ok? Non è detto che posizione e tempo siano proporzionali, lo sono solo se la legge oraria, il grafico di questa retta, passa per l'origine. Allora delta x e x coincidono, delta t e t coincidono, ma in generale non è vero. Quale diapositiva volevi, scusami? Quella, l'ultima. Non è detto che sia costante. Può esserlo, ma non è detto che lo sia. Ok? Ci sono domande? Supponiamo di studiare un moto uniforme. Se V è costante, cioè moto uniforme, allora ho una legge oraria che sarà fatta in questo modo. Tempi, posizioni. A un certo istante, chiamiamolo T0, quello a cui inizio a fare le misure, per esempio, avrò una posizione x con 0. Tempo iniziale, posizione iniziale. Questo numero può essere 0, ma può non esserlo. Ok? Dopodiché ho altre misure di posizione di tempo. Al generico istante T ho la posizione x. Qualunque istante successivo o comunque diverso. Ok? Allora la velocità, visto che il moto è uniforme, posso calcolarla come lo spostamento tra queste due misure, cioè la posizione attuale meno quella iniziale, diviso l'intervallo di tempo trascorso, t meno t0. Posizione attuale meno iniziale, tempo attuale, tempo iniziale. D'accordo? Questa è la definizione di velocità, che è la stessa qualunque coppia di misure io prenda. Ok? Ho subito finito. Da questa legge, che è la definizione di velocità, posso ricavarmi la legge oraria. La riscrivo. Moltiplico a destra e a sinistra per t meno t0 e ottengo v per t meno t0 uguale a x meno t0. Porto il t0 a destra e ho la legge oraria. La posizione al tempo t vale posizione iniziale più velocità per tempo trascorso. Questo lo rivedremo anche la volta prossima. Questa è la legge oraria. Del moto uniforme. Arrivederci alla prossima volta.